Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo con noi nuovi ospiti in questo viaggio attraverso diverse voci, diverse realtà, diverse commissioni, perché il teatro secondo me crea degli incontri, delle commissioni e quindi in questo caso io ho conosciuto una ragazza che fa parte di un gruppo artistico legato al Pime, di cui adesso i nostri ospiti ci parleranno, La Mangrovia, e che portano in scena il 18 e il 19 aprile uno spettacolo che si chiama Fame, legato ai temi dell'Expo anche in questo caso, ma adesso ce ne parleranno i nostri ospiti. Presentiamoli, partiamo da Padre Daniele Criscione, buongiorno, Elena Cricelli, giusto. Ok, e Salvatore... La loggia, Totò. Perfetto. Totò, chiamiamoci Totò, così andiamo. Allora, volevo sapere subito da voi chi sono gli interpreti dello spettacolo, come è nata l'idea di questo spettacolo e soprattutto per quei pochissimi che non lo sanno, ma non sarà praticamente nessuno, il Pime che cosa rappresenta? Allora, io direi innanzitutto un attimino cos'è il Pime. Certo. Allora, il PIME è il Pontificio Istituto Missioni Estere, è un istituto missionario e quindi siamo dei sacerdoti e dei laici che appunto vanno in missione proprio perché abbiamo questo annuncio, questa passione per l'annuncio verso i non cristiani. E mettiamo in piedi tante attività per i giovani, tra queste c'è anche nata anche La Mangrovia. Le nostre attività ci permettono di mandare i giovani in missione, in alcune delle nostre missioni, per cui diamo la possibilità a questi giovani di aprire il cuore e la mente a quella che è la realtà di missione. Ora, La Mangrovia nasce proprio dal desiderio di alcuni di questi giovani, rientrati dall'esperienza in missione, di voler condividere, esatto, attraverso il teatro questa passione. Che poi il teatro permette poi di entrare in contatto con una realtà molto diversificata, e soprattutto con un pubblico che non deve essere per forza un pubblico che condivide le vostre idee, ma che in questo caso attraverso uno spettacolo può conoscere quello che voi avete vissuto e quello che voi volete portare in giro come messaggio. Partendo da Elena Totò, chi vuole parlare. Allora, questo spettacolo, voi avete già fatto altri spettacoli con questa compagnia. È il primo l'anno scorso. Esatto. Evento, sì. E questo spettacolo invece, Fame, come nasce? Cioè, pensando all'Expo? Sicuramente l'Expo c'entra. E come... D'altronde è uno degli eventi che occuperà, diciamo così, lo spazio di Milano per ben 6 mesi, quindi... Esatto, chiaramente... allora in realtà l'ideatore anche di questo secondo spettacolo è Totò, quindi forse come è nata come è nata potrebbe dirlo meglio lui. Sì, in realtà nasce in realtà dal successo del primo musical, no? È andato molto bene il primo musical, appunto Vento, il Pime ci ha chiesto di fare un secondo musical proprio in tematica Expo, e quindi noi abbiamo partorito questa idea. Ma i testi sono originali, quindi? Tutto originale. Quindi è un lavoro incredibile, perché non è facilissimo fare, fare uno spettacolo bello impegnativo. Quanti siete in scena? Nella compagnia siamo una 60ina di ragazzi. Non tutti entriamo in scena perché ovviamente ci sono gli scenografi, scenografi che appunto attivamente partecipano allo spettacolo, appunto preparando la scenografia, e poi c'è anche tutto un gruppo di persone che ci aiutano nella sera o comunque nel periodo in preparazione all'evento, al 18-19, no? E in che scena sono fondamentali. Siete? Molto bene. Il regista, vogliamo ricordarlo di questo spettacolo? Piero Gioletti. Ok. Piero Gioletti e Chiara Di Marco. Ok. E quante canzoni avete? Quali sono i temi che poi sviluppate all'interno di questo spettacolo? Il tema chiaramente del cibo, perché? Perché ci sono dei cuochi, so, all'interno di questo spettacolo. Sì, vuoi dire tu la trama? Non so. Allora, la trama è diventata in un talent culinario. Quindi molto contemporaneo. Esattamente, ci siamo ispirati un po' a quello che vediamo anche noi in televisione. E vuole essere un po' anche una parodia degli eccessi, no? Che possono nascere intorno a queste gare. E quindi i personaggi sono dei cuochi
che raccontano un po' oltre della loro arte anche poi delle loro storie, quindi è interessante poi conoscerli, da dove arrivano, il loro passato e capire il cibo che valore può avere al di là dell'essere un modo per vincere una gara, saper cucinare, insomma, può anche essere... vorremmo riuscire a riportare il valore del cibo, insomma, un pochino più... Assolutamente. Per tutti, ecco. E quindi... E proprio in queste esperienze comuni che voi avete ritrovato un po' le storie da raccontare, cioè partendo dalle vostre esperienze personali, immagino, all'interno della comunità del Pime. Sì, beh, diciamo, le nostre storie personali sicuramente rientrano all'interno, certo, di quello che è lo spettacolo, certamente. La cosa che è stata forse più difficile nella scrittura di questo spettacolo è stata la ricerca di queste storie, che comunque sono storie vere e che volevamo appunto mettere in scena e dare risalto anche, no? Magari con un occhio un po' diverso rispetto a quello che la TV tutti i giorni ci propina, ci fa vedere. Ecco, come si può fare per poter vedere il vostro spettacolo? Dove voi avete, immagino, una pagina Facebook, potete andare sul sito del Pime, sul ci sarà sito del Pime. Il riferimento per lo spettacolo. Lo spettacolo è il 18 e il 19 aprile al Teatro Pime, che si trova in via Mosè Bianchi, Mose 94 a Milano. Ci terrei semplicemente, sì, a sottolineare una piccola cosa. Questo spettacolo, oltre ad essere davvero un momento grande di condivisione tra i giovani che hanno fatto questo percorso e chi viene a vedere lo spettacolo, vuole essere davvero anche un'opportunità non soltanto per riflettere sul cibo, ma soprattutto vuole essere un'opportunità e un momento anche di condivisione. Infatti con questo spettacolo sosteniamo anche un progetto in Guinea-Bissau che si chiama Fiera delle Possibilità, che dà la possibilità a circa 300 donne in Guinea-Bissau di poter avere un pezzo di terra per poter coltivare, e quindi torniamo ancora sul tema del cibo e sul valore che il cibo ha e su ciò che direi nutre la vita, che non è semplicemente qualcosa da mangiare, ma veramente dare la possibilità a queste donne, ma anche ai nostri giovani che fanno parte di questa compagnia, ma direi di più agli spettatori che vengono appunto a vederci, per aprire lo sguardo, per aprire il cuore e dare davvero un senso ai nostri stili di vita, al nostro modo di condividere il cibo, di non sprecarlo e di fare in modo che ci sia cibo veramente per tutti. Quindi una forma di, diciamo così, il teatro e la mangrovia ha trovato una forma di comunicazione. Uno strumento molto efficace, esatto, perché ci dà modo di crescere oltretutto. Assolutamente, perché c'è un grosso confronto, comunque è una comunità molto... corposa, diciamo così, di giovani che vuole trovare attraverso il teatro, che è una forma di comunicazione, una voglia di condivisione, soprattutto tra loro, ma anche con un pubblico che appunto può essere un pubblico molto lontano anche da voi, dalla vostra realtà, che però può entrare in contatto con voi. Sì, perché cioè io direi semplicemente che appunto siamo dei ragazzi normalissimi, per cui cioè ci rivolgiamo chiaramente a tutti e poi soprattutto... Cioè, io vi direi di venire a vedere lo spettacolo innanzitutto perché è molto, perché ho visto anche il vostro, diciamo così, promo della mangrovia. Io l'ho trovato molto divertente, l'ho trovato un po' molto spiritoso. Quello quindi, del carrello. Sì, esatto, con delle idee molto... Ci siamo evoluti nel frattempo. Secondo me già quello era molto divertente, devo dire, nel senso che comunque si vede lo spirito, cioè la volontà di prendersi un po' in giro, che secondo me è la giusta forma di espressione, non prendersi troppo sul serio, ma cercare comunque di affrontare temi che oggi hanno un valore, e quindi il tema del cibo, il tema della condivisione, il tema di voler costruire qualcosa dal nostro presente, perché comunque se non costruiamo oggi, domani non troveremo nulla. E quindi secondo me la mangrovia, che poi
nasce in un ambiente difficile ma poi si sviluppa in maniera molto rigogliosa, in questo caso è partita da una piccola realtà, adesso si sta pian piano sviluppando, perché da un primo spettacolo siete arrivati a un secondo e quindi ci auguriamo che il percorso della Mangrovia possa continuare. Sì, sì, e oltretutto io direi anche che l'immagine che appunto sì. abbiamo utilizzato, che è questa qui, faccio ancora sì, promozione... Sì. Appunto, anche il nome che abbiamo voluto dare, la Mangrovia, nasce appunto da questo albero, da questa pianta che cresce appunto in condizioni davvero molto difficili, appunto tra l'acqua salata e l'acqua dolce. E poi soprattutto quello che ci piace della Mangrovia è che questo organismo in realtà genera un ecosistema, rendendo vivibile un ambiente invivibile. Quindi quello che vogliamo creare come noi, come mangrovie, è davvero questa osmosi. È molto bello come idea, è bellissima. Creando spazi vitali attraverso il teatro, laddove il teatro diventa davvero quello strumento che ci permette di aprirvi. E permette agli altri davvero di entrare di in vivificare contatto. Il esatto, nostro di entrare ambiente. In contatto. Quindi vi ricordo, la Mangrovia la troverete su Facebook, quindi se volete conoscere anche sul www.lamangrovia.it. Esatto, quindi se volete capire, conoscere, se vi è incuriosito questa realtà, potete andarla a scoprirla, a conoscere. Vi ricordo comunque che la compagnia La Mangrovia, legata alla realtà del Pime, lo troverete in scena con Fame in debutto, praticamente in debutto. Il 18 e 19 aprile al Teatro Pime. Per tutte le informazioni potete andare sul sito del Pime, cercando appunto La Mangrovia su Facebook, troverete tutte le informazioni. E se volete conoscere questa realtà, loro sono aperti a qualsiasi forma di conoscenza, nel senso che comunque sono giovani curiosi e che vogliono entrare in contatto con tutte le realtà possibili. Quindi vi ricordo Fame 18 e 19 aprile al Teatro Pime. Ringrazio i miei ospiti che sono stati gentilissimi e speriamo di rincontrarli presto, e noi ci rivediamo tra pochissimo con altri ospiti.